No, dai, ma non si può Valerina che fa il film. Ma stiamo scherzando. E intanto, oh. Quanto ci patisce. È l'invidia, mazzo, è l'invidia. Beh. Oh, sai che io invece devo fare i complimenti a chi ha deciso la campagna contro il sì. Oddio, no, è arrivato. Mazzo, che sono rovinato. Vabbè, ma Leo adesso va, non è che può tutti i giorni per venire a cagare il cazzo. No, io non volevo venire, c'è stata una richiesta. Un plebiscito c'è stato, mazzo, quindi Leo, non te lo puoi immaginare. Avevo da fare oggi è la festa del ringraziamento qua negli Stati Uniti, nessuno lavora. Io ringraziavo il signore che oggi non era ancora venuto. Non è che puoi venire tutti i giorni adesso, Leo. Stai zitto, mazzo, che sono venuto a richiesta sei del milioni, comune. Ha fatto 6 milioni di euro. Batti, 6 milioni, sei batti, milioni. Che se arriviamo a 1.200.000 euro ti devo un baciare. Ah, l'hai già superato. 1.200.000 è già passato. Allora, prima di tutto ho speso 4.000 euro per andare in tutti i cinema dove proiettano questo cazzo di film qua. Nelle sale non c'è nessuno. No, ma non è vero, sono piene ovunque. Ma vaffanculo, assordati, ti dica non c'è nessuno. Allora, facciamo, guarda, mentre tu, Leo, dici stronzate, io vado su Cinetel. Vai su Cinetel, sul cimitero. Il secondo, terzo posto. Cinetel ieri, allora fai così, Cinetel ieri, box office, sì. Vai a vedere, guarda come soffre, guarda l'occhio, allora, l'occhio del vecchio vitreo, sofferente, vitreo. Perché l'occhio del vecchio anziano bastardo di merda che non ha avuto successo. Sai che se tu fossi sdraiato sul ghiaccio in un centro commerciale non ti comprerai. Perché non sei fresco. Sì. Ieri è andato maluccio, devo dire. Guarda che è finita, ancora due giorni poi non c'è più niente da fare. Allora, è andato maluccio e al quarto posto ha fatto solo 71.000 euro, un po' pochino. Tanto. Aspetta, soldi che ho speso io per far entrare la gente per far vedere questo film. Qua stai scherzando. Ma sei parte nel mondo e comparso un dinosauro. È spuntato un altro Hannover, credo, qua sotto. Che cazzo, ma perché vieni? Cosa vuoi? Perché cosa... è una richiesta fortissima. Ma da chi? Dal mondo. Leo, quando la gente ti fa vaffanculo in corridoio, non vuol dire vieni in onda. No, invece dico di venire in onda. Vabbè, parla, dai, su. Allora, voglio dire, ieri mi sono andato in tutti i cinema d'Italia dove proiettavano il film Alberto Camerino. E ti dico che non c'era nessuno, ho dovuto chiamare la gente dal mezzo della strada per farlo entrare in questo cinema qua. Gli ho pagato io il biglietto, voi rompete il cazzo a fare 70 euro nella sfera del cazzo che ce ne frega. Traduco in una lingua comprensibile. Leone sostiene che è grazie a lui che la gente entra nei cinema vuoti ed è per questo che il film ha avuto successo. Ma a vedere, capisci? Alberto Camerini però Herbert. Ma so, non lo imparerò mai. Ma so, è un... Non mi entro mai in bocca nemmeno in culo. Come l'italiano. Non mi rientro mai in culo. Posso chiederti una cosa, mio caro nonnetto? Cosa vuol dire amni? Senti, Leo, ecco lo stai dicendo. Eravamo più interessati alla storia dei tacchi e gnagno. Cioè, raccontaci la storia di tuo figlio. Ieri non c'era Fabio, no? E si è perso questa grande butade che ha avuto, dove ci raccontavi che tuo figlio ha venduto i tacchi. Agnagno. Un giorno che non dico, tu fai ridere. Il tax. Per non fare anche gnacchi. Non cominciare gnacchi. Pignac che chi è? Non è una pernacchi, gnacchi. Non è quella lì. No, perché hai detto pignac. Allora, tuo figlio che si è sposato con un puttanone cubano, praticamente gli ha mandato 300.000 euro e cosa ha fatto allora? Loro ha perso i soldi? Dici che dovevano costruire una galberga. Che siete voi che mi fate andare in pallone? Tu hai detto che dovevano costruire una galberga? Un albergo lì a Camaueda. A Camaueda. Ma dove cazzo è Camaueda, no? E questa qua si è fregato lo soldi per fare un intervento. Tipo sto campione perfetto, questo si mixa perfettamente. Doveva costruire una galberga a Camaueda. Praticamente questo per non fare, ha speso questi soldi qua, che non è vero che li ha spesi i soldi qua, perché Fernando chi è? Fernando Warra. Allora, siccome adesso stanno prendendo per il culo, no? Questa qua prende per non fare un... Qui
Quindi scusa, fammi capire, cioè Fernando Uara ha preso i soldi destinati alla Galberga. No, ma no, sono dei tacchi di agnagno. Ma che agnagno, cazzo. Fernando Uara è il cugino di terzo grado di Rossella Uara, esatto, quella che ha fatto il film Via col vento. Ma cosa state raccontando? Ma insomma, noi... così, ma stanno... no. Fernando, sto dicendo una cosa vera perché ha fatto la... Fernando, farmacca, ragazzi. Volevo spiegare agli ascoltatori che se sentite strano, non sono le antenne di merda di 105, ma è il cervello malato ma di Leone. Che? No, io allora, parlo bene, allora, mi fa io così... devo capire sta roba, io voglio capire bene la storia. Entriamo proprio nel dettaglio. Allora, Gnagno, Gnagno, che deve essere un cubano, era interessato ai tacchi di tuo figlio. Ai tacchi di un cazzo, ma non esiste quello che dice voi. Al tac, per non fare un tac, al tax, al tax, al taxi. Siete voi che imbrogliate le cose per non fare un tè, Fernando Frocio. Fernando Frocio. Fernando Frocio chi è? Tuo figlio ha i tacchi. Non è vero. Per non fare un tac. Che mo me ne vado, va a fare un ogni volta che devo raccontare una cosa per non fare un tac. Fallo Mac. Deve essere amico di Gnagno. Perché parli Zapoteco? Ma io non sono Zapoteco, nemmeno di Zapoteco. Non rompete i coglioni. Tutti. Facciamo un riepilogo. Allora, com'è che si chiamava? Non piangere, chi era Uara? Fernando Procio. Fernando Uara. Fernando Uara. Uara. Okay. Aveva i tacchi di tuo figlio che sono stati venduti a Gnagno, giusto? Ma che state dicendo? Cosa state dicendo? Leone di Ler non si può fare un culo assordo, ma non si può andare avanti così. Dai ragazzi, non fatemi arrabbiare se non mi inganno. Quindi la galberga di Camaway alla fine chi l'ha presa? Chi l'ha per non fare un l'ha fatto Macco, l'ha fatto Macco. Allora segna, Macco ha fatto la galberga di Fuckaway. Fatemi raccontare che questa qua adesso non riusciamo Leo, a vendere. Guarda che Fatima ha cominciato così, poi dopo è diventata molto famosa. Ma tu vedi anche la Madonna quando parli. Non parlo per non fare un a svevo. Ha detto a svevo. No, ragazzi, ma mi imbrogliato tutto. Allora, segniamoci tutti bene. Allora, c'è Fernando Uara che aveva i tacchi di Gnagno, giusto? Poi c'era Macco, la galberga Camaway e Svevo. Allora, allora, cari amici della NASA, se state ascoltando lo zoo in questo momento, mi raccomando, segnatevi queste parole in codice. Sono attacchi terroristici dell'ISIS. Ma secondo me non direi terroristici. Ma che io ma che cazzo? Sei diventato di Venezia. Tu immagina se Leone avesse fatto politica, il poliziotto che lo intercettava. Tu immagina che vitaccia, cazzo. Madonna. C'è una put per fare un Fernando Candreva ho sentito io. Io ho sentito cazzo, non capito un cazzo quello che dico io, sto spiegando per fare un fa il mac. Vada a prendere il profumo di Viale Brighese. La Berlusconi ha chiamato il figlio Leone. Leone, hai visto che ha chiamato Leone la barba Berlusconi? La barba Berlusconi. Ah, che zizzero! E la famiglia barba papà, barba Berlusconi, barba nonno, barba Mediaset. Ecco, prego. Ma scusa Leo, ma anche DJ poi... ha chiamato Francesca ha chiamato Leone. Ragazzi, io sono preoccupato, secondo me sta per infartare. Lo farei andare via. Quando il mio computer ha cominciato a fare così l'ho cambiato, volevo solo dirti questo. Scusa Fabio. Su questo foglio che cazzo c'hai? Fabio, per piacere, mi fai il posto che devo andare via. 30 secondi di pubblicità, torniamo tra poco. No, andate a fare il culo, io non torno. Sacca gnac!